Ciao ragazzi, mi sentite? Non so se mi sentite. Fatemi sapere se mi sentite. Datemi un segno. Si sente? Non si sente? Boh. Ok, si sente, perfetto. No, stavo dicendo rispetto all'orario che io l'orario di sostegno me lo sono sempre fatta da sola, cercando di incastrare un po' le esigenze del bambino, avendo presente di non poter coprire tutto, perché anche quando le certificazioni sono di una certa entità e quindi si hanno il massimo delle ore che sono 22, comunque tu devi lasciare il bambino da solo in certe ore della settimana ed è ovvio che lo lasci da solo dove si può. Perché in alcuni momenti della giornata, in alcuni casi, non si può lasciare da solo. Ci sono poi dei bambini che per casi particolari hanno una situazione per cui non sono mai da soli, nel senso che oltre all'insegnante ci sono altre figure che girano intorno e quindi gli educatori, gli OS, gli assistenti alla comunicazione, eccetera. Una cosa che però volevo dire, che trovo assolutamente aberrante, sì, dopo vi rispondo, è che stanno tentando e stanno anche riuscendo di tagliare, stanno tagliando le ore di sostegno il più possibile, le stanno proprio tagliando per risparmiare. E sinceramente questa non è una cosa che vada bene, cioè. Voi sapete che solitamente le certificazioni del sostegno che appunto si basano su una diagnosi, insomma sui diritti e i benefici della legge 104, di solito sono suddivise in legge 104 articolo 3,1 e articolo 3,3, dove la grande differenza è che i cosiddetti commi 3 hanno una situazione particolarmente compromessa per quanto riguarda l'autonomia e quindi sono le situazioni più gravi in assoluto che hanno diritto alla massima copertura e solitamente su quelli non si interveniva, ma stanno tagliando dappertutto e la situazione è veramente pessima perché dove devi tagliare, tagli sui sostegni. Tagli sulla scuola in generale, tagli sui sostegni diventa veramente pericoloso, perché allora abbiamo una situazione in cui di continuità non ce n'è e ne abbiamo già parlato tantissimo. Poi sto algoritmo, vi dico, io da MAD veramente riuscivo ad avere continuità, da GPS qua è un terno all'otto. Quindi continuità zero. Tu togli delle ore ad un bambino che per l'istituzione corrisponde a risparmiare. Però togliere delle ore ad un bambino in situazione di difficoltà particolarmente accentuata, perché sono tutte difficoltà, sono tutti bambini in difficoltà, ma non sono tutte difficoltà che possano essere messe sullo stesso piano. E certe situazioni non puoi toccarle col obiettivo di risparmiare, non puoi per 500.000 motivi diversi, eppure lo stanno facendo. E quindi questa cosa qui non va bene, è veramente orrenda. E niente, ho finito di lamentarmi, poi vi racconto. Allora, ma in che senso da sola? Nel senso che io mi metto lì davanti alla tabella oraria e mi spalmo le ore sulla base di come si sono posizionate le insegnanti curricolari. Cioè, dove il bambino ha più bisogno, mi piazzo, coprendo tutte le ore che ho. Per quanto riguarda invece le ore dei curricolari, ogni istituto si organizza a modo proprio. C'è chi ha una commissione orario, quindi delle persone che organizzano gli orari di tutti, c'è chi utilizza un software, ci sono invece delle scuole in cui i vari team vengono lasciati liberi di organizzarsi, dipende molto da scuola a scuola. Sì, è questo il periodo migliore per inviare MAD. Sì, se sono finiti i posti, l'algoritmo non va avanti.
Non si pongono neanche il problema, lo so, guardano solo i soldi, però guardate, è un grande danno, perché tu lasciando scoperto, tra virgolette, un bambino con delle difficoltà grandi per delle ore, tu lo lasci scoperto per risparmiare, ma dove lo metti sta e quindi magari non riesce a partecipare alle attività di classe e quindi butta delle ore, oppure con un materiale preparato, con tutto sistemato, tutto organizzato, comunque non avendo qualcuno che si possa occupare esclusivamente di lui, lei è in difficoltà, oppure mette in difficoltà la classe. Ci sono dei bambini che hanno bisogno del rapporto uno a uno, ne hanno bisogno per 500.000 motivi diversi, e il rifiuto da MAD non comporta nulla. Sì, adesso è il momento ideale per inviare MAD, sì. Mi consigli di aspettare uno spezzone 12 ore MAD oppure aspettare un full time? Dipende dove sei. Sei in una zona in cui di chiamate MAD ce ne sono, aspetta un po', perché adesso con le chiamate MAD siamo proprio all'inizio, inizio, 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 inizio. Quindi, che studi hai fatto per arrivare fino a qui? Ho fatto scienze umane? Ho fatto scienze della... no. Ho fatto un anno di scienze dell'educazione e poi 5 anni di scienze della formazione primaria. Dovrebbero lamentare soprattutto i genitori del bambino, si taglia su di loro, sì. Sì, si taglia proprio, si taglia pesantemente. Vedo che vi rispondete tra di voi. Ragazzi, io approfitto anche per dire questa cosa. La situazione direct sta diventando parecchio, parecchio ingestibile. Secondo le statistiche di Instagram, io ricevo dai 400 ai 450 direct al giorno. E per come sono fatta io, tendo ad andare un po' in ansia, nel senso che mi piacerebbe rispondere a tutti, ma nella pratica non è possibile, soprattutto adesso che le mie giornate saranno scandite in maniera diversa. Già in questi giorni avete notato un cambiamento, ma nei prossimi giorni, nelle settimane a venire, eccetera, ancora di più. Quindi io vi dico la verità, le mie notifiche di Instagram sono disattivate, nel senso che non sento i suoni, e perché altrimenti io non potrei più letteralmente prendere il telefono in mano. Anche perché purtroppo, io questo non l'ho detto i giorni scorsi, ma adesso lo dico, ci sono stati un paio di casi isolati, anzi 3, di persone che mi inviavano direct e io non rispondevo nel giro di 10-15 minuti e queste persone cominciavano a chiamarmi, a farmi le chiamate su Instagram in maniera continua, 4-5 chiamate consecutive finché non ottenevano risposta. Educatamente, perché sapete, io cerco di essere diplomatica, educata finché posso, io ho chiesto scusa, ma è stato un errore? E mi è stato risposto da una persona sì, anche se erano 4 errori consecutivi, da un'altra persona mi è stato detto no, era per sollecitarti a rispondere. Però purtroppo è un metodo di sollecito che mi rende proprio impossibile usare il telefono, perché se il telefono squilla per una chiamata, io non è che nel frattempo posso fare altro. Se tu chiaramente mi continui a far squillare il telefono, poi diventa veramente impossibile. Quindi ho cercato di spiegare a queste persone. La mia spiegazione non ha avuto efficacia, purtroppo. Adesso, come adesso, io ho le notifiche disattivate, quindi quando arrivano messaggi, i vostri messaggi, il mio telefono non mi avvisa. Però io mi prendo dei momenti durante la giornata, di solito o la mattina presto o la sera tardi, per rispondere. Mi prendo una mezz'oretta la mattina e una mezz'oretta la sera. Eravamo veramente, cioè, ripeto, io nel momento in cui si svolgevano le cose non l'ho detto, però adesso ve lo dico, insomma. Sì, le MAD diciamo che non hanno nessuna limitazione rispetto a
titoli con cui si possano mandare. Grazie Kate, mi sono sboboinata a tutti i tuoi video su Instagram, ma inizio con i video di YouTube, è un piacere ascoltarti, grazie. Anche i video sul concorso, io ci tengo tantissimo a continuarli, devo però trovare il tempo di strutturare bene la cosa. Sì, deve essere anche un problema di cui si occupa la società. Appunto, io stamattina ho letto i giornali, ho letto La Repubblica che ha intitolato intere pagine con scritto La fabbrica dei precari. Ok, però se voi ci pensate, questa questione dei precari viene fuori adesso, che deve cominciare a scuola, poi basta. Questa questione del sostegno a livello politico, comunque a livello di ribalta nazionale, io non l'ho ancora sentita da nessuna parte, ma vi posso assicurare che mentre gli anni scorsi, io ho incarichi di sostegno da 4 anni consecutivi, tanto per farvi, per avere un orientamento temporale, no? E gli anni scorsi si annusava e si diceva no, adesso non certificano più nessuno, soltanto i casi più gravi, meno ore possibili. Ora l'orientamento è cambiato, nel senso che si tende a togliere ore e a richiedere agli insegnanti di sostegno di provare ad abituare il bambino a fare a meno, ok? Cioè, in sostanza cosa succede? Che noi a fine anno, per chi non lo sapesse, dobbiamo compilare un modello di richiesta di ore per l'anno successivo. Ora, in alcuni casi, fino a questo momento, è stata una formalità. Cioè, è chiaro che se tu hai un caso di disabilità grave, e ci sono dei casi gravi, situazioni gravi, ok? È ovvio che tu, fino a questo momento, dico, no? Non ti poni neanche il problema di dire riduciamo le ore, perché non ci sono le condizioni neanche minime. Da adesso in poi si tratta di o l'insegnante di sostegno che chiede meno ore, o comunque se non ne chiede di meno, noi d'ufficio tagliamo. Ed è veramente pesante. Grazie Davide, dice che gli piacciono i video di YouTube che faccio. Grazie mille. Allora, grazie, ti seguiamo Kate rispettando i tuoi impegni e ringraziandoti, grazie mille veramente. Un'altra cosa che voglio dire di questi primi giorni che mi piace molto, anche qui ai tempi, in tempi che per me sono difficili, io non riesco mai a dirvi real time, no? E il cattivo a descrivervi la cattiva aria che gira, ma l'anno scorso non è stato per me un bell'anno sotto 50.000 punti di vista diversi. Uno di questi punti di vista, esatto, non si garantisce il diritto allo studio di nessuno, non solo dei bambini con disabilità. L'anno scorso per me non è stato un bell'anno e una delle questioni è stata proprio quello in cui ci vediamo, cioè Instagram, perché purtroppo, cioè no purtroppo, vi faccio una piccola premessa, ma giuro non vi rubo tanto tempo, io non vado, cioè quando entro in una scuola che non conosco, eccetera, o il primo giorno di lavoro, non è che io mi presento e dico ho una pagina Instagram in cui faccio divulgazione, anche perché questa questione della divulgazione non è ancora abbastanza diffusa, non è ancora abbastanza capita, quindi non posso io entrare a gamba tesa e dire così. E poi non mi appartiene neanche, nel senso, io preferisco andare lì, a parte che nei contesti che non conosco e tutto, devo in un primo momento stare lì, osservare, capire come funziona, perché comunque ogni scuola funziona in modo diverso, no? Quindi preferisco prima presentarmi io come persona, fammi conoscere io come persona, poi magari se capita parlare anche di Instagram e tutto il resto, almeno così era negli anni passati. Adesso purtroppo io non ho percezione, perché davanti a questo telefono non hai percezione di cosa, di quante persone ci sono dall'altra parte. Questa, dall'anno scorso in poi, diciamo, la situazione è un po' cambiata.
L'anno scorso, perché l'anno scorso di questi tempi eravate più o meno 15.000, 12, 13, 15.000. Adesso siete più di 40.000. Quindi adesso io veramente mi ritrovo in un contesto in cui non posso fare finta di niente. Però io l'anno scorso ho avuto un'esperienza molto negativa, nel senso che mi è stato detto di tutto su Instagram. No, non su Instagram, ma rispetto al fatto che io avessi una pagina, eccetera. Diciamo che non era percepita molto bene la cosa. Io poi, l'avete anche visto, la mia pagina ha preso un'inclinazione diversa. Io ho iniziato a non mostrare assolutamente più niente, a non fare neanche il benché minimo riferimento, come è giusto che sia. Ma la percezione che io avevo, che non era mai un attacco diretto, ma era sempre un sottile, 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 sottile riferimento a: ah, tu sei lì perché vuoi avere qualcosa da insegnare, perché voi ve la tirate tutti, perché questo è un tuo secondo lavoro. No, amici, tenetelo sempre ben presente, Instagram paga zero. Zero. Al di là di questo, vabbè, c'erano tante persone che poi magari dal vivo dico: ah, io non capisco questa necessità che si ha di comunicare sui social, eh? E poi: ma tu per caso lo sai quando arrivano gli arretrati? Ah, allora te le vedi le notizie, cioè, capite? Vi giuro che da questo punto di vista io l'ho percepita abbastanza male, ma non perché volessi dei complimenti, ma perché notavo proprio senza possibilità di rientro, un tipo di percezione che poi si trasferiva nel lavoro concreto, perché questa situazione qui di Instagram, io quando sono a scuola, come tutti quelli che stanno qua, quando sono a scuola, a me di Instagram non mi interessa, cioè io il telefono lo prendo e lo metto in tasca. Però se tu la percezione che hai dell'uso che faccio io di Instagram, ok, ci sta benissimo che tu mi dici: io non lo farei mai perché mi sento timida, perché non fa parte di me la condivisione, non fanno parte di me i social, va benissimo, ci sta. Ma la critica, il dirmi: ah, tu vuoi inscenare, vuoi drammatizzare, non mi ricordo manco la parola giusta, però avete capito, che poi si trasla nel lavoro diretto, è brutta da sostenere per un anno e l'ho sostenuta per un anno. Detto questo, invece, quest'anno il clima è molto molto cambiato. Io sono arrivata molto spaventata da questo punto di vista. Quest'anno io mi sono trovata il primo giorno la prima persona che mi faceva: ma tu mi ricordi qualcuno? Ma io non ho collegato a Instagram subito, perché sai, dici, magari, oh, che ne so, avrò i lineamenti di quello. Poi arriva un'altra persona e mi fa: ma io ti ho già visto. Sai, dopo che te ne arrivano 3-4 colleghi, no? E alla fine un'altra collega è arrivata e mi ha detto: tu sei questo? Io: sì, però avendo l'esperienza pregressa negativa era un po' così. Invece no, è una buona sensazione fino a questo momento. No, non si può screditare il ministero. Tu puoi. Allora, in realtà non è questo il discorso, cioè la libertà di opinione è chiaro che ce l'hai, certo, io non posso mettermi qui a inveire contro le pubbliche autorità del ministero, ma non l'avrei fatto neanche se non ci fosse stato il regolamento, insomma. No, io ragazzi delle paritarie non so praticamente nulla. E quindi niente, quest'anno ho un'esperienza positiva da questo punto di vista e sono molto contenta, almeno perché si riconosce, per quanto ci siano delle persone che mi dicono: guarda, io non ce la farei, però almeno ci sono delle persone che riconoscono l'impegno, questo, perché non si può negare che ci sia dell'impegno dietro. Le MAD valgono tutto l'anno e
da quando una scuola inizia a chiamare da MAD dipende dalla singola scuola, da quando ne hanno bisogno. Diciamo che le chiamate da graduatoria di istituto le deve autorizzare l'ufficio scolastico, perché quando l'ufficio scolastico termina di scorrere le GPS, restituisce dei posti alla scuola. Cioè dice alla scuola: guarda, questi sono i posti che c'erano disponibili e non siamo riusciti ad occupare. Da quel momento le scuole possono chiamare da graduatoria di istituto. Quando hanno terminato tutte le graduatorie di istituto, a quel punto si passa alle MAD. Ma voi capite che non è una tempistica che si possa prevedere. Certo, l'invio delle MAD ha tanti problemi in gestione, perché per esempio tutte le scuole, ognuna ha la sua modalità, ognuno ha il suo format, ognuno ha la sua piattaforma. Sarebbe bello per la MAD, perché comunque, cioè ragazzi, al nord, Lombardia, Veneto, tante scuole vanno avanti di MAD. Sapete quante cattedre ci sono vuote ancora? Tante, infanzia e primaria, tante. Per cui sarebbe bello, per esempio, una piattaforma nazionale in cui, no, una modalità univoca di invio di MAD, una modalità univoca di chiamata tramite MAD, una piattaforma su cui le scuole che hanno posti a disposizione ti dicono: ehi, stiamo chiamando da MAD. Cioè, non credo che sia un'idea malvagia, ecco. Fanny dice: grazie a te ho fatto il TFA, che bello. Però appunto l'invio della MAD potrebbe essere gestito e dovrebbe essere gestito in maniera diversa. In che regione insegni? In Veneto. Se io accetto un incarico annuale ma poi arriva una proposta più vicino a casa, per esempio, io posso fare questo passaggio? No, non lo puoi fare. Le GPS con riserva di solito sì, però dobbiamo aspettare l'ordinanza ministeriale. Porti avanti il tema della vera inclusione, ci aiuti tanto a orientarci in questo mondo pieno di incertezze e contraddizioni. Sì. Grazie, perché vi rispondete tra di voi, tra l'altro. Io vi dico, l'unico, con estrema trasparenza proprio, l'unico social che paga è YouTube. Per questo io molto spesso sono anche pedante nelle storie, vi dico: ma iscrivetevi a YouTube, no? Perché poi magari vedo che tanti di quelli che guardano i video non sono iscritti, e a voi iscrivervi non costa niente. A me YouTube almeno un piccolo riconoscimento lo dà. Instagram non paga, gli unici guadagni che arrivano da Instagram sono i contenuti sponsorizzati, i manuali Edises, per esempio. Chi ha comprato i manuali Edises tramite i miei link mi ha offerto un caffè, ve l'ho detto. Quello di NLD Concorsi invece non ci ho ricavato nulla, me l'hanno voluto regalare e io ve l'ho mostrato perché ho ritenuto che fosse un manuale valido. Però Instagram di suo non paga un fico secco. Adesso sì, ci sono gli abbonamenti, io vi ringrazio perché qualcuno di voi si è abbonato. Tra l'altro ho messo il costo degli abbonamenti più basso possibile, a 49 centesimi. Però anche lì Instagram si prende una buona parte. Potete capire che se su 49 centesimi una percentuale la prende Instagram, quanto mi arriva? Amo SFP, ma un percorso troppo lungo. Ora, per me che ho già una magistrale, scienze pedagogiche, potrebbe essere una valida alternativa? Allora, ti dico sinceramente, quello che ti può fare, cioè il percorso di formazione primaria non ha alternative a livello di insegnamento primario e infanzia, al momento è l'unico percorso possibile e vale la pena 5 anni, vale la pena per la preparazione che ti dà. No, non insegno in provincia di Padova. Allora, puoi parlare del docente su cattedra di potenziamento? Ho ricevuto una supplenza su potenziamento alla scuola primaria, non ho mai avuto un incarico del genere. Allora, l'incarico di potenziamento è una tipologia di incarico che rientra nel posto comune e che dà lo stesso punteggio del posto comune, assolutamente, in cui la persona viene assegnata ad un plesso generalmente, magari capita di avere un potenziamento su più plessi, però insomma
per un tot di ore deve potenziare gli apprendimenti su diverse classi. Ci sono diverse situazioni in cui ti può essere chiesto di fare da ulteriore supporto a bambini che hanno bisogno di potenziare, cioè di approfondire determinate conoscenze e abilità. Per esempio, gli alunni con bisogni educativi speciali, magari laddove ci sono dei gruppi nutriti, perché capita in una classe di avere 5, 6, 7, 10, non me lo sto inventando, giuro, bambini che hanno. Beh, guardate, io ho lavorato 4 anni fa in una classe in cui c'erano 4 alunni certificati, 4, e 12 PDP. Quindi 12 alunni con bisogni educativi speciali. Lì, per esempio, c'è bisogno di potenziamento, cioè tu in quel caso devi intervenire in un contesto in cui magari c'è bisogno di ma fare dei materiali per rinforzare, che ne so, la lettoscrittura, per rinforzare le abilità di calcolo, sono dei contesti in cui c'è bisogno del potenziamento. Oppure, al contrario, potresti avere degli alunni gifted, che anche lì hanno bisogno di attività maggiormente stimolanti, eccetera, eccetera. Quindi il potenziamento fa sostanzialmente questo, va spalmato sulle varie classi. Attenzione, e questo te lo dico perché è un pericolo che si corre, io non ho mai fatto potenziamento, ma ho visto delle colleghe fare una brutta fine, a non fare da tappabuchi, cioè bisogna chiarirsi bene con i referenti di plesso, insomma, eccetera, perché solitamente se c'è qualcuno che manca, chi ci mandiamo? Il potenziamento, cari. Quindi tu, cioè, insomma, tu, no, nel senso, mi è capitato delle situazioni in cui le colleghe sapevano il loro orario oggi per domani, oggi per domani. Così non è più fattibile e non è più organico di potenziamento, è tappabuchi. Il potenziamento non è tappabuchi, così tanto per capirsi. Per cancellarti dalle GPS devi mandare una PEC al tuo ufficio scolastico. Allora, forse la domanda è fuorviante, ma provo a farlo lo stesso. Il concorso primario non è menzionato nel concorso straordinario, quando ci sarà, sono due concorsi separati. Quello che stiamo aspettando adesso è il concorso per le secondarie. Quello per la primaria sappiamo che uscirà, ma vai a sapere quando. Ma chi ha già la doppia iscrizione all'università può fare il CLIL per aumentare punteggio in graduatoria? Sì. Perché il CLIL non è un'iscrizione universitaria, cioè una certificazione linguistica, tu intendi. ITP, sì, sappiamo che ci sarà anche per ITP, però non sappiamo in che regioni. Scusate, mi fa un po' male la schiena. Oggi sono stata seduta parecchio tempo. Cioè, non la schiena, mi fa male proprio il coccige. E niente, io volevo farvi questo saluto. Grazie a te, Giusy. Adesso posso insegnare solo superiori, se mi chiama una materna. Su una classe di concorso diversa da quella per cui sei abilitato, maturi un quarto del punteggio. Il CLIL viene considerato come un master, non lo sapevo. Oltre a fare informazione, ascoltarti è proprio un piacere, grazie. Grazie, grazie. Ma sapete che me lo dicono? Cioè, mi dicono che la mia voce è rilassante. Io percepisco la mia voce come molto gracchiante. Cioè, se voi mi conoscete, io sono una persona che urla molto. Cioè, io tendo a alzare molto la voce. Però tanti mi dicono che invece qui mi modulo molto di più. Va bene. Io adesso questa diretta la salvo, così hai una voce pazzesca, fai un podcast. Questa diretta la salvo e la salvo su YouTube. Quindi voi andate a iscrivervi su YouTube, andate a mettere mi piace che per voi è gratis. E niente, invece per me è bello essere supportata.
Se non hai accettato supplenza da GPS, puoi accettare quelle da GI? Sì, da MAD no, perché inviare MAD essendo in GPS non si può fare. Diffidate dai content creator qui su Instagram che vi dicono che si può mandare la MAD anche essendo in GPS, perché non è vero. Non è vero. E mi mandate costantemente degli screen di persone che hanno pagine simili alla mia che dicono che si può. Che incoraggiano a mandare MAD anche se si è in GPS. Siccome è vietato, cioè bisogna dire che è vietato. Tu non puoi dire che si può quando c'è scritto chiaramente in un'ordinanza ministeriale che è vietato. Per cui ognuno fa quello che gli va. Però attenzione di chi vi fidate. Anche io sbaglio tantissime volte, anzi, grazie perché me lo fate notare. Però attenzione a non fidarvi di persone che vi dicono di fare il contrario rispetto a norma di legge, perché quello è pericoloso. No, se non sei abilitata, no, non accumuli punteggio. Va bene, ragazzi, io vi saluto. Sapete cosa faccio adesso? Mi vado a fare una bella doccia. In realtà ho sonno. Sto tornando a casa col sonno tutti i giorni, però sto cercando di resistere, di non fare la pennichella pomeridiana, perché sennò poi la notte non dormo. Va bene.